di Telepace, buonasera, benvenuti allo Guglio del giovedì in questa edizione rinnovata. Questa sera parleremo tanto di vela, di pallanuoto, eh, però soprattutto di vela, perché abbiamo qui una parte dell'equipaggio che ha compiuto la traversata la, nella regata da Città del Capo a Rio de Janeiro su Almagores 2. Andiamo subito quindi a presentare i nostri ospiti. Abbiamo Andrea Meloni. Buonasera, Andrea. Andrea Enrichetto, skipper dell'equipaggio. Buonasera, Andrea. Ricchiet, Buonasera. Francesco Donati, comandante dell'imbarcazione, buonasera. Francesco buonasera. e Mario Enrique fratello di Andrea, facente parte dell'equipaggio. Buonasera, 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 Allora, Francesco, tu sei il comandante di Almagores 2, questa bella, bellissima barca di 31 metri. Allora, eh, com'è nata questa idea di fare questa traversata di questa regata, regata oceanica? Eh? Eh, L'idea della regata Cape to Rio era un sogno di eh, Gilberto Borromeo l'armatore di Almagores e, che adesso non c'è più e suo figlio ha voluto inseguire il sogno del padre eh, per cui siamo andati a Cape Town eh, dove la barca è stata varata nel 2012 eh, per partecipare a questa bellissima regata eh, nei mari del, del ecco. sud atlantico. E... Ecco, tu a Magores 2 del 2012, tu sei il comandante della barca, da, già da, insomma, sei andato a prenderla in Sudafrica quando è stata vagata, ecco. Sì, ho avuto sì. il piacere di portarla eh, su adesso, da Cape Town, fra l'altro un cantiere eh, italiano, italiano, con ingegneri italiani. All'epoca di proprietà italiana. E siamo venuti in Mediterraneo, abbiamo già fatto una regata atlantica che è stata la ARC tre, eh, tre anni fa e quest'anno siamo tornati a Cape Town e ho voluto avvalermi. Avval Ecco, ecco, che, ecco, Perché hai scelto Andrea? Ecco, no, Andrea ha alle spalle un'esperienza diciamo, oceanica, ecco, però perché ti è venuto in mente Andrea? Eh? Beh, eh, io, dal punto di vista velico, posso dire la mia, a livello sì. croceristico, a livello di, di organizzazione sì. della barca, ma a livello di, di regata, eh. è venuto a darci il nostro eh, grande sì. contributo se, Andrea ecco. Ricchè, che insomma ecco. eh, nel Tiguglio eh, in passato certo. ha. Detto la sua, la sua ecco. ecco Andrea. Allora, come com hai preparato questa regata? Tu sei, sei stato lo skipper dell'equipaggio, quindi hai un po' scelto l'equipaggio. Ti sei portato parecchi elementi del Tiguglio e eh, poi faremo anche i nomi degli altri componenti, ehm, ecco. Eh, come hai preparato questa regata? Ma Allora, i, i tre, tre temi principali della regata sono fondamentalmente la navigazione, che in questa regata oceanica è importantissima perché eh, poi, come vedremo, devi fare degli. Tra alte e basse, basse pressioni, basse. e quindi mantenere sempre la barca con una buona, con una buona pressione. Poi c'è il tema della conduzione proprio della barca, quindi manovre, eccetera. E poi c'è il tema dell'equipaggio. Questi sono i, i tre temi sui quali, sui quali si lavora di sì, sì. più. Noi abbiamo lavorato tanto prima sulla navigazione. Per quanto riguarda tutta la barca, l'efficienza della barca, eh, Francesco è assolutamente come dire, eh, eccezionale Grazie. dal punto di vista della... Della gestione della barca per cui è sempre stata affidabilissima. E poi l'equipaggio, sì, abbiamo scelto un equipaggio eh, insieme a Francesco di, 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 di esperienza. Sì, che sì. era importante per la dimensione della barca e per l'impegno era molto importante avere, avere, avere de, degli uomini e delle donne validi, di esperienza, e con, eh, come dire, con conoscenze e con buon senso. Ecco. Anche. ecco, sappiamo: Del Tiguglio, avevi anche Giulio Romanengo. Giulio, che non c'è bisogno di, presenta bisogno di, di presentazione di perché eh, tutti, dovunque si vada anche... nel mondo, se <ride> esatto, parli di Giuli esatto, lo conoscono esatto, e sanno stato, le capacità che ha È stato un Poi maestro di tutti eh, noi. Esatto. E... Poi c'è la Adelaide Gigomella, che è venuta nel Tiguglio, e Anzio Asic che è, è, a dispetto del cognome è una bretone molto bretone. brava, ah, sì. molto esperienza in termini proprio di regate anche marinaio e, e che eh, sono ormai vent'anni credo se non di più che, a Chiavari di, che vive a Chiavari. Benissimo, ecco allora parliamo un po' con Andrea Meloni, allora Andrea tu hai fatto parte dell'equipaggio sì. qual era la tua mansione a bordo? Ecco diciamo un po' come ti, come come ti ero, sei trovato con i tuoi compagni? Mi definito jolly probabilmente <ride> Io stavo prevalentemente nel pozzetto, Nel pozzetto. Mm, diciamo gestivo, si timonava nel mio turno, no. si gestiva comunque i winch e le scotte quando c'era da fare comunque il cambio di levele e quant'altro, poi tenevo un po' sul morale alto nei nostri turni di quattro ore <ride> con la speranza che sia stato positiva la cosa eh, ecco. Sì e direi Una bella esperienza, una bella. sicuramente la mia prima esperienza atlantica eh. con Mario. Adesso puoi ripare, Mario. Allora, tu eri, diciamo, alle dipendenze, non è un termine corretto, però alle dipendenze di tuo fratello è la prima volta che facevi una traversata oceanica? Sì, era sì. la prima volta ecco. e devo dire che è stata un'esperienza <ride> fantastica. Era un sogno che avevo nel cassetto da, da sempre. E finalmente, grazie a Francesco e a mio fratello, ho avuto l'opportunità sì, di realizzarlo. Sì, sì. Sono molto contento sì, sì. e spero di poterla rifare un'esperienza del genere. Assolutamente. Ecco, Francesco, avete in programma qualcosa? Avete già pensato con l'armatore a qualcosa eh, di futuro oppure vista l'esperienza che, insomma, mi sembra positiva? Ecco, mi sembra sia stata un'esperienza positiva. Ecco. Assolutamente le, le traversate atlantiche Le regate atlantiche sono, sono bellissime Come diceva eh, Andrea Bisogna giocare tra, la, tra, tra i millibar Tra i decimi di millibar Delle alte mm, pressioni sì. Delle basse pressioni Sono molto affascinanti Fascinante. Poi regalano delle belle emozioni Senz'altro ne faremo delle altre È possibile ecco. che magari fra un paio d'anni Torniamo a fare la ARC eh. Perché no eh. Che è tra le, ecco, le Canarie tanto... Carali. Scusa se ti interrompo, intanto il regista Paolo Solari, che ringraziamo, <ride> ha messo mh, in onda la cartina del percorso. Ecco eh, Andrea, allora questa cartina vediamo una curva che va prima un po' verso nord, poi scende a sud. Vi avvicinate all'isola di Tristan da Cugna, eh, con cui camogli hanno dei rapporti particolari, c'è cioè un gemellaggio o qualcosa, perché era un naufragato nei tempi, si parla di forse inizi del Novecento, un brigantino di camogli, alcuni camoglini si sono fermati sull'isola, quindi ci sono delle parentele. ecco. E, mh, volevi anche farci eh, arrivare, anche eh, fa, fare un passaggio, passaggio sul, sull'isola? Eh? Sì, avevamo mm. finito le sigarette. No, il, allora... Allora, inter è interessante. scrivici un po' il percorso, sì, sì. Ecco, per perché hai studiato e avete dovuto poi fare questo percorso. Allora, premesso che da, eh, noi ci siamo confrontati anche prima di partire con Giovanni Soldini, che era lì con noi sì. e con alcuni routier, eccetera, e tutti erano concordi sul fatto che eh, la rotta diretta, purtroppo, non era un'opzione, no, no, cioè nel certo. senso perché passava in mezzo a tutte le altre pressioni. Sì, sì. Quindi, il primo, il primo tema era, era eh, evitare l'anticiclone di Santella l'anticiclone diciamo, perché... di Sant'Elena che è quello più grosso che, più grosso. che è il corrispettivo dell'anticiclone dell'Azore sì. dalla nostra parte e quindi è per quello che siamo partiti subito a nord sì. con, tutta, con tutta la Tutto. flotta poi dopo abbiamo cominciato ad avere previsioni su altre cellule di alte pressioni sì. e quindi diciamo la prima settimana è stato un appunto un, un circondare e cercare di evitare sì. le alte pressioni sì. devo dire che ci siamo abbastanza riusciti perché abbiamo avuto tutta la settimana con, con buon tempo sì. poi dopo ci arrivato: la seconda settimana ci è arrivata questo avviso di tempesta molto molto pericoloso, cioè nel senso l'organizzazione addirittura aveva consigliato ad alcuni di, di fermarsi, di fermarsi e, di, sì. e di ancorarsi e qualcuno credo che l'abbia fatto e, e lì abbiamo deciso di fare un'opzione tutta nord in modo da avere eh, meno rischio sì. sulla, su, questa, su questa depressione molto forte e nello stesso tempo prendere dei venti portanti boh. anche lì ci è andata relativamente bene naturalmente un po' di brutto tempo l'abbiamo preso allora, ovviamente ecco. perché poi abbiamo preso Diciamo sia mare che vento, che pioggia, che, che sì. groppi ne abbiamo presi. No, ecco, depresi, insieme, ecco, sì, sì. Quindi non, è stato, però, non sì. è stato una regata vera. Che poi paradossalmente il, i momenti più di tensione forse sono stati proprio nella bonaccia, cioè, perché nella bonaccia, nella, diciamo nella depressione, nel vento forte. Eh, sai cosa devi fare, cioè nel senso per fortuna con l'equipaggio che avevamo, che avevamo il, diciamo, eh, sai cosa devi fare quando c'è vento forte e la barca va, la barca, la barca cammina, invece lo stress, la tensione c'è stata molto di più quando eh, sei senza vento, vento completamente, sei fermo e lì devi prendere delle decisioni che sono anche su un raggio molto più ristretto, quindi più difficili, da, più difficili anche da individuare come previsioni. E poi, quando siete arrivati su Rio, avete trovato buon tempo, cioè avete trovato su Rio. Ehm, è stata minaccia, cioè una sorta di, state, cal di calvario. È, state, è, state, non è, è stato, non c'è niente. Le ultime dieci ore sono state veramente una sorta di calvario nella, nella bonaccia. Anche perché, combinazione, abbiamo incrociato un'altra barca che era partita sì. una settimana prima con la quale abbiamo fatto questo duello finale, sì, strambate contro strambate, eccetera. E che alla fine siamo riusciti a passare noi di pochissimo, sì, la cosa incredibile è stato arrivare sulla linea di traguardo dopo, dopo 4000 miglia <ride> arrivare sulla linea di traguardo al photo finish è stata una roba incredibile ecco, ecco Andrea come vi dividevate i turni ma hai detto ho parlato prima di quattro ore ecco come, sì. come vi, vi gestivate a bordo ecco ma allora i turni erano sostanzialmente due, due. c'era i turni da 6 persone si divideva in quattro ore per volta salvo Salve. poi un cambio del fuso che si faceva un due ore, due ore e mezza. Nel nostro turno, che era io, e Andrea e Mario, Ann, eh, c'era anche un'australiana ah, con noi, sempre. glenn insomma, mh, cambiavamo a turno al timone di tre quarti d'ora o mezz'ora sì. a seconda delle condizioni sì, del sì. meteo. Di, di notte, quando c'era vento comunque mare, si cercava di accorciare un po' questa. Ah. Questo turno qua al timone e gli altri stavano comunque in stand-by per fare manovre eventuali Italia. di emergenza, di intervento e quant'altro. So che avete avuto un problema una notte <ride> che tutto l'equipaggio, Mario, siete dovuti salire in coperta. Sì, eh? sì, sì. sì C'è stato, stato un... Un... <ride> che siete dovuti salire tutti in coperta perché c'era da lavorare. Eh? Sì, sì, una notte eravamo, il nostro turno era in sottocoperta di riposo e a un certo punto si era già stabilito che quando si sentiva la sirena della, della barca bisognava eh, tornare È tutti sottese, in coperta. Eh. Abbiamo fatto un bel salto nella cucetta perché non ce l'aspettavamo, sirena, tutti in coperta di corsa perché c'è stato un problema col Gen Hacker che purtroppo poi si è anche rotto e quindi abbiamo dovuto tutti lavorare, ah, c'è cioè stato bisogno di tutto l'equipaggio per, per risolvere ehm. questo problema ecco, questo, risolto egregiamente questo momento bene. quanto è durato? Ecco, questo momento, momento, durato non diciamo tutto. di difficoltà, ecco, però questo momento dove avete dovuto lavorare per... un'oretta, un un 40 un minuti, un'oretta un un ci è, sì, è sì, voluto sì, per rimettere sì. tutto a posto messo tutto a posto si, sì, ci si è ricomposti. La barca ha ripreso la sua Grazie, navigazione. Eh. I turni sono ricominciati Facciate, come dovevano. Come dovevano. Vabbè. Francesco senti, io volevo parlare anche, però. Momento di attraversata eh, oceanica, ok. Adesso la lasciamo un momento da parte perché abbiamo invece... tralasciato qualche membro dell'equipaggio. Sì. Eh? Allora, diciamo, allora facciamo sì, così: sì, diciamo sì, tutti i carattolo. membri, diciamo, diciamo è... tutti, il nome di tutti sì, i membri sì, dell'equipaggio. siamo stati giusto, orgogliosi giusto. a formare un equipaggio di Tigullini, di tigullini, <ride> da esatto. Sestri, Dai, a di, Diciamoli tutti perché allora, è giusto, è giusto per per che. E eh. oltre a Angelo eh, Romanengo, Romanengo, che abbiamo sì. citato, c'era Massimo Muti, Mus, che Massimo tanti Menti. conoscono come il Condor eh, il di Condor, Lavagna, sì. che ha un bel po' di miglia alle di spalle mia, anche spalla, di regate atlantiche. C'è Mario Marengo, è Mario Marengo che è il mio collega ormai da sette anni, sì. che è l'ingegnere di bordo, quello che risolve i problemi eh. anche in mezzo all'Atlantico eh. di Santa Margherita. Eh. C'è la Nicole Moretti. Sì che è una giovanissima qua di Chiavari, 21 anni, e l'Answasi, che è l'Adelaide, l'abbiamo già citata. Stata, sì. ecco. e mi, mi piaceva sì, sì, rimarcare certo. il fatto che Giulio Romanengo... Era presente anche a bordo di Almagores 1. E esatto. ecco, volevo arrivare lì. Ho ricordato la storia eh, della, vela italiana, della vela italiana vincendo l'Admirals Cup eh, non, non mi ricordo più l'anno. Scusate, l'Admirals Cup, purtroppo siamo arrivati secondi con Brava e Mandrake. Ha ah. vinto la Sardinia Cup nello scorso. Sardigna allora, a bordo c'era. Un altro equipaggio di Tigulini perché da Portofino a Sessio Levante c'era Roberto Schiaffino, Charlie, c'era Mino Prato, c'era Giulio Romanengo, c'era Petracchi e c'era anche Dentone Luigino di Sessio Levante. Quindi il Tiguglio. Diciamo che il Tiguglio è Almagores. Non solo Genova e Camogli, ma anche il Tiguglio Tanto Tiguglio, tanto Tiguglio. Ecco, volevo arrivare lì perché appunto Almagores c'era la storia di Almagores, comincia con Almagores con la prima Almagores che ha vinto tante regate importanti. Che probabilmente diciamo un'altra cosa che quasi nessuno sì. sa, Almagores primo è stata Unia delle ultime barche varate a Rione Scogli Chiavari, Chiavari al cantiere esatto degli Scogli è stata fatta esatto io me le ricordo io me ricordo quando erano venute a Chiavari prima di partire per l'Inghilterra per andare all'Admirals Scap che avevano fatto diciamo una le avevano portate tutte e tre a Chiavari Brava Mandre ma che Amagores nel cantiere per rifare diciamo un po' rimettere a posto per la, per la regata sarebbe che interessante poi... fare una una trasmissione intera eh. non disposta ma di economia del Tiguglio di, di quegli anni perché è stata assolutamente, sì. sono stati degli anni che a livello comprensoriale di economia sulla nautica da diporto, quindi è, sono stati importantissimi per il Tiguglio, importante, assolutamente, importante, assolutamente, sì, assolutamente. Sì, anche sì. per tutto eh, questo contorno che aveva di cantieri, sì, sì. la Veleria Nord che si è posizionata a Caras, cioè ci sono tutte, tutta, tutta un, un, un comprensorio, una che... filiera che si era creata ci possiamo pensare, che ci possiamo era pensare, estremamente interessante interessante, Era estremamente interessante. Però volevo ricordare questa cosa qui, quindi è importante che però ci sono anche le nuove, leve, le nuove leve che stanno crescendo e mi riferisco a tuo figlio Lorenzo che um, verrà premiato con, uh, dalla prima zona il comitato Ligure della Federazione Italiana Vela perché ha vinto il campionato regionale della classe laser standard. Fa l'istruttore di vela presso la, la, scuola la vostra vela. scuola. Quindi, insomma, diciamo che ci sono le nuove leve che stanno anche crescendo. Sì, sì, eh. sì. Per non parlare di tua figlia, vabbè, che nel nuoto l'abbiamo già ospitata qui a Telepace perché diciamo sta ottenendo degli ottimi risultati. Oltre ai ragazzi, bisogna dire che ci sono delle persone che sono gli allenatori. Che stanno dietro questi ragazzi, che sono delle persone molto importanti, eh, sia eh, nella Vagna 90 che nel Chiavari Nuoto, lo Yacht Club. Dietro ci sono sempre degli allenatori fantastici che riescono a creare dei gruppi, dal quale poi possono emergere anche dei, dei bravi atleti. Ecco. Bene, Andrea. Eh, questa esperienza eh, oceanica ti ha fatto venire la voglia di tornare sull'oceano. Perché sì, tu sei un... già stato sì. da, da giovane, molto sì, giovane, sì. avevi cominciato sì, molto il, giovane. ho eh. fatto sì, il giro del mondo, eh, ho fatto fa... prima la traversata che avevo ancora 17 anni, sì, poi, esatto. ho fatto, ecco. poi ho fatto il giro del mondo subito dopo col Rolly Go, quei Go. tempi degli anni 80 C'è questo salto pazzesco eh, dal punto di vista tecnologico, tecnologico perché sì, sì. a quei tempi lì non c'era né internet né nel GPS, nel, cioè, sì, nel senso che sembrano veramente le due cose. mondi completamente diversi. Eh, però sì, la, la navigazione se ce l'hai dentro come passione, non ti, non, cioè, tutte le volte che ci vai ti viene voglia di ritornarci, cioè, nel senso che è quello di sicuro. Anche. Andrea, te la voglia di, di oceano ti sì, ha stuzzicato, eh? ha stuzzicato, ha stuzzicato sì, un sì, po'. So, eh? Assolutamente, assolutamente. Sì, sì mi sono messo un po' alla prova, ecco, ecco, io non sì, avevo sì, mai ma certo. fatto così tanti giorni in mare, mare soprattutto in oceano e all'inizio è stato un po' così del tipo chi me l'ha fatto fare <ride> però ammetto che adesso mi è rimasta un po' l'aquilina in bocca ecco benissimo, Francesco quindi <ride> digli al tuo armatore eh, eh, che, che, che dovete organizzare no. il Tiguglia pronto <ride> eh, a, a, a rimettersi in mare eh, per sì, un'altra sì, regata sì, oceanica sì, o qualcos'altro eh? Mario, allora anche per te l'esperienza è stata po decisamente positiva? Assolutamente positiva, molto positivo l'equipaggio, c'è stata una sinergia fra tutti quanti incredibile che non credo sia così facile provarla. Sì. Esatto, è, esatto, E sì. se è, è stata proprio forse anche quello che adesso ci è restato di più dentro a tutti noi, cioè la, questa bella esperienza. Beh, bella proprio, esperienza. Bella, bella. Bene, allora non, non mi resta quindi che ringraziarvi e eh, farvi complimenti per questa eh, bellissima impresa. Eh, ci sentiremo poi per quello che vorrete fare più avanti. Continuiamo a parlare di Vela perché si è concluso il 49esimo campionato invernale del Tiguglio organizzato dal Comitato. Al Comitato Società Veliche del Tiguglio. Quest'anno si è aggiunta una manche, quindi ci sono state eh, parecchi giorni di regata, tante tante regate, tante belle gare, tanti belli incroci nel in, in nostro mare eh, che ha risposto nella maniera migliore. Si è aggiunta una manche centrale nel Golfo Marconi, cioè quindi più spostata su Rapallo e Santa margherita Portofino rispetto al classico percorso sulla, sulla Vagna. Sfrutta il, la tramontana dell'entella, però è, ed è stata una, diciamo così, una variante molto gradita sia per i regatanti che per gli organizzatori. Quindi, sì, senz'altro una situazione molto positiva che si riproporrà poi negli anni a venire. Andiamo a vedere quindi le classifiche di questo campionato invernale. Abbiamo eh, nel, primo, eh, nel primo raggruppamento orc eh, che si conferma vincitore che è Stress 3 di Ghislanzoni davanti a Suspiria, The Revenge e a Capitani Coraggiosi. Quindi direi che, eh, che Stress 3 si conferma come la barca più performante. Mentre invece, per quanto riguarda la eh, Andiamo a vedere la eh, classe B. Abbiamo eh, nel gruppo B sempre dell'Orc. Abbiamo primo Bacciottino con secondo eh, freelance di Federico Bianchi e al terzo posto Tecno. Quindi ehm, per quanto riguarda poi invece i, J, i J80 abbiamo eh, la conferma di Geniale di Massimo Rama, davanti a J Best di Alberto Garibotto e a, a, a Montpress. Di eh, Paolo Montedonico. Quindi direi che questa ricalca un po' la classifica degli anni passati. Ecco, quindi le barche protagoniste sono un po' sempre le stesse, perché hanno equipaggi preparati, eccetera. Invece nei Libera A ha vinto eh, Jonathan Livingston, mentre invece nei Libera B abbiamo che, eh, la vittoria di eh, Mo, Miran, eh, la vittoria della barcazione denominata Miran. Ecco, quindi una, un campionato invernale del Tiguglio che va in archivio anche quest'anno, come dicevo, con un'ottima soddisfazione da parte sia dei regattanti che degli organizzatori. Passiamo adesso alla pallanuoto perché stiamo entrando nel vivo dei campionati e. Andiamo a vedere quindi gli ultimi risultati del campionato di A1 femminile che è ripartito dopo la lunga sosta dovuta prima alle vacanze natalizie e poi ai campionati europei. E abbiamo il, come risultati delle squadre Liguri, abbiamo il rappallo che purtroppo perde in casa col Padova, però quest'anno decisamente il rappallo è... Rispetto agli anni scorsi ha perso un po' quella capacità di giocare anche contro le eh, squadre più forti e quindi perde in casa per 5 a 16, mentre invece il Bogliasco perde col Verona per 12 a 7. Ehm, diciamo che eh, Rapallo comunque si mantiene in una metà classifica con la possibilità di agguantare la zona playoff con qualche risultato utile e. Mentre invece Bogliasco è un po' più invischiata nella lotta. Per non retrocedere e deve cominciare a fare un po' di punti, eh, insomma, perché altrimenti si può trovare poi in difficoltà nel, nel proseguo del campionato. Nella prossimo turno avremo Rapallo che andrà a far visita alla Sis Roma, squadra che in questo momento sta giocando un'ottima pallanuoto, un avversario senz'altro difficile, però il Rapallo sappiamo che ha delle ottime atlete che può veramente. Ehm, eh, trovare la partita giusta per fare punti anche in una vasca difficile come quella di Roma. Mentre invece il Bogliasco gioca col Cali Milano, una partita difficile anche per il Bogliasco, però a questo punto tutte le partite sono importanti e Bogliasco deve cercare, di, deve cercare quindi di fare punti in casa, sfruttare il fattore vasca, che sappiamo essere molto importante a Bogliasco, per cercare appunto di risalire in classifica. Andiamo a vedere la A2 maschile. A2 maschile, abbiamo avuto nell'ultimo turno di campionato questi risultati: Arenzano Lavagna, 16 a 5 per il Lavagna, il Camoglia ha battuto l'Ancona per 6 a 5, mentre invece lo Sturla ha perso col Torino per 10 a 13. La Crociera Bogliasco 8 a 7. Andiamo un po' ad analizzare questo campionato. In questo momento la squadra, il metanopoli è la squadra decisamente più forte che sta comandando il campionato, però ha un avversario eh, decisamente, eh, come si può dire? Mh, eh, adesso non mi viene il termine, però un avversario che lo tallona da vicino e non lo molla. Ecco, che è il Camogli. Il Camogli batte l'Ancona quindi una partita difficile perché la della nuota Ancona sta. Mh, non è partito benissimo però adesso sta entrando in piena forma, quindi un ottimo Camogli che insegue a tre punti il Metanopoli, ovviamente lo scontro è diretto il Camogli l'ha perso, però un Camogli che non molla assolutamente. Abbiamo un Lavagna che vincendo ad Arenzano, sfruttando il turno favorevole, si è riavvicinato molto alle... Alle posizioni dell'alta classifica, infatti ha raggiunto il terzo posto il Bogliasco. Bogliasco che perde con la crociera. Questa è stata un po' una partita tra le due squadre. Rivelazione di questo campionato dicevo quindi crociera bogliasco 8 a 7 un bellissimo derby e il bogliasco appunto ha perso però eh, questo non toglie nulla al suo bel campionato che sta portando avanti invece nulla da fare per lo Sturla contro il Torino ma sappiamo che Torino Ancona President Bologna sono squadre che non sono partite benissimo però adesso piano piano con l'avanzare del campionato cominciano a trovare la forma migliore quindi sono sempre più difficili da ehm, da affrontare. Adesso andiamo a vedere un po' quale sarà invece il, la giornata di, di sabato perché abbiamo una giornata molto interessante. Abbiamo un derby Bogliasco-Camogli che insomma eh, come abbiamo detto il Bogliasco vorrà eh, dopo la sconfitta con la crociera vorrà rifarsi quindi cercherà di mettere in acqua tutte le proprie forze per battere il Camogli che invece il Camogli ovviamente giocherà per mantenere le distanze dal Metanopoli. Abbiamo Larenzano che gioca contro la Roma, contro la Roma 09. È uno scontro interessante, questo perché Larenzano è a 0 punti e lo 09 Roma ha un punto. Quindi, è uno scontro di bassa classifica molto importante per queste due squadre perché chi vince può veramente sperare di eh, poi eh, di riagguantare la zona salvezza. Abbiamo la Sturla che è una partita dove la Vagna deve cercare assolutamente di vincere per continuare a sfruttare i turni favorevoli, per non perdere contatto con le, con le prime posizioni della classifica. Crociera invece andrà a far visita a Torino, come abbiamo detto, un Torino che sta recuperando la forma migliore e dopodiché c'è un... <coughs> Un altro derby, non un derby, scusate, però un'altra partita di alta classifica tra il Velanuoto Ancona e il Bologna, dove, dove senz'altro si vedrà una gran bella pallanuoto. Per quanto riguarda la Serie B. Dove sono, come sapete, protagoniste Lerici Chiavari, Rappallo Sori. Quindi tante squadre del nostro comprensorio, insomma, non proprio del nostro comprensorio, ma della, della nostra Riviera di Levante. Abbiamo Purtroppo dobbiamo registrare la sconfitta del Chiavari con l'Imperia per 5 a 4. Il Rapallo perde anche il Rapallo che era punteggio pieno contro Lerici. Lerici che si conferma in testa, in testa alla classifica insieme al Sori. Dicevamo quindi Lerici, ehm, Rapallo Lerici scusate, 8 a 10. Andrea Doria, Sori 7 a 7. Un bellissimo derby che <coughs> finisce in parità e eh, Infatti la, classi la classifica dice le recessori prima a 10 punti, Rappallo seconda a 9. Nel prossimo tour la Chiavari Nuoto è ultima a 0 punti, però eh, sabato prossimo ha la possibilità, giocando contro il Piacenza, sono le due squadre a 0 punti, di conquistare i primi punti per la classifica e ricominciare la scalata a posizioni senz'altro più consone alla forza della squadra Chiavarese. Invece Rappallo andrà a far visita all'impianto e dovrà comunque fare punti per mantenere, appunto come abbiamo detto, le distanze, mantenersi a un punto dal primo posto in classifica, se non addirittura riuscire ad andare in testa. Bene, è tutto per la palla nuoto. Abbiamo presentato, abbiamo visto i risultati, un po' la situazione dei campionati e. Eh, quale sarà la giornata di sabato? Eh, adesso eh, vi, adesso parliamo un po' di calcio perché l'entella sta giocando un ottimo campionato, ha vinto anche domenica scorsa per 2 0 contro il Pescara. Quindi, un'entella che sta veramente giocando un campionato insieme allo Spezia da protagonista in questa Serie B. E allora il nostro Nicolò Pagliettini è andato a intervistare il. Direttore, eh, direttore sportivo Matteo Superbi. Direttore, reduce da un mese di gennaio molto intenso che ha visto l'entella operare sul mercato, tanti movimenti in uscita per svoltire la rosa ma anche diversi innesti di qualità che si sono già fatti trovare pronti in queste prime giornate di campionato. Sì, beh, l'approccio è stato molto buono. I ragazzi, i nuovi che sono arrivati, stanno dando la sensazione di essere con noi da, da tanto tempo. Questo è, è molto importante perché l'integrazione fatta a metà della stagione consente di, di eliminare tempi morti. Quindi le prestazioni in campo sono state decisamente molto buone. Quindi tutto è andato è andato per il meglio. Il gruppo è uscito dal mercato un gruppo che si è ristretto da un punto di vista numerico e pensiamo di aver migliorato la, la, la qualità. Poi eh, il verdetto finale aspetterà il campo, però insomma i presupposti per fare bene ci sono. Con diversi movimenti, sia in entrata che in uscita. In entrata, in particolare entrata protagonista fino all'ultimo secondo di mercato, l'ultimo giorno sono arrivati Dez e Rodriguez, un attaccante lo cercavate, e chiedo come è nata l'idea di Rodriguez su Dez invece, eh, quanto è stato importante anche farsi trovare pronti, dato che credo che l'uscita di Eramo non fosse preventivata. Sì, beh, Rodriguez alla fine si è chiusa nelle ultime due ore, anche se era da un po' che eravamo alla ricerca di un attaccante con caratteristiche un po' diverse da quelle che avevamo in casa perché l'intento era di tenere, eh, di tenere tutti i nostri quattro attaccanti, di avere una, una possibilità in più, mettere una chance in più con caratteristiche diverse agli, agli attaccanti che avevamo in casa. Quindi eh, abbiamo un po' lavorato su diversi profili, alla fine eh, siamo riusciti a chiudere con, con eh, Aleandro è partito subito benissimo. E cercavamo un giocatore con quelle caratteristiche lì, un finalizzatore, un uomo d'area che andasse, ripeto, a compensare eh, le caratteristiche degli altri giocatori che avevamo in casa. Eh, Dazzi è stata un'opportunità che è uscita a fine mercato, perché insomma inizialmente la cessione di Eram non era in programma. Eh, poi siamo riusciti a incastrare l'uscita di, di, di un giocatore che, comunque, per noi era stato un titolare fino a quel momento. Con un altro che negli ultimi anni in Serie B ha fatto molto molto bene, quindi sicuramente il livello non è stato assolutamente diminuito, anzi per certi aspetti secondo me è stato migliorato. Poi come spesso insegna in questi casi il giudice sovrano è il campo e il pubblico e in questo senso uno dei Beniamini è subito stato Mazzitelli, che è stato un arrivo importante nei primi giorni di mercato, cosa può dare in più questo giocatore alla causa? Beh, Luca, anche il fatto di, di essere riuscito a portare Luca a Chiavari è stato un motivo di soddisfazione. Devo dire che in questo ha giocato un ruolo decisivo. Il fatto che Luca eh, fosse emerso nel calcio importante grazie a un'annata fatta molto bene con, con il mister Boscaglia, quindi c'era già questo feeling con l'allenatore alla fine. Da un momento che è nata la possibilità lui ha preferito venire da noi e quindi è stata una scelta per lui anche importante, anche per noi perché il giocatore ha scelto l'Entella. Volevamo prenderlo già nella sessione estiva, poi dopo insomma è un giocatore che era sempre comunque stato nella rosa, in panchina, ha fatto un paio di presenze in Serie A, quindi... Eh, in quel momento non era pensabile un suo trasferimento in Serie B, eh, sicuramente l'arrivo suo, l'arrivo di Dezzi e l'arrivo di Rodriguez, oltre a quello di Zaccagno, di Filippo De Col che è stato un rientro mh, voluto. Che in questo momento sta avendo poco spazio, ma sono sicuro che, che è un'operazione che ci darà molte soddisfazioni in futuro. Eh, l'arrivo di, di, di questi ragazzi sicuramente mh, ci, ci fa uscire da, da quella sessione di mercato con una rosa diminuita in numero, migliorata da un punto di vista qualitativo e che può arrivare fino alla fine del campionato senza eh, dover soffrire sulla mancanza o due di un giocatore chiave. Ecco, poi tutti i giocatori che volevamo fortemente tenere li abbiamo tenuti anche rifiutando offerte economiche importanti eh, proprio perché la società vuole assolutamente mantenere la categoria in primis e poi vedremo se, se saremo bravi a raggiungere i 46 punti, quelli che ho fissato un po' con la squadra come, come limite minimo per mantenere la categoria, se riuscire, saremo bravi a raggiungerli con un paio di mesi di anticipo dire, o con un mese che gli obiettivi si sono spostati da soli, però insomma, adesso tutte le cose che abbiamo fatto sono per cercare di garantire alla città e alla società la permanenza in Serie B. È tutto per questo mh, Sportiguglio del giovedì, amici di Telepace. Buon proseguimento con i nostri programmi. Non prima di aver ringraziato in regia Paolo Solari e Stefano Neold eh, perché hanno permesso eh, la messa in onda di questa trasmissione. A tutti, un arrivederci da Luca Castagnola.